Per il vostro soggiorno in Liguria, Hotel Milano, in Corso Garibaldi, nel pieno centro di Sanremo, in una villa stile Liberty, è a vostra disposizione tutto l'anno. È stato ricoverato il civile di Brescia in gravi condizioni, l'operaio di 40 anni è rimasto schiacciato oggi dai sedili di una seggiovia al passo del Tonale. Condotto inizialmente a Ponte di Legno, l'uomo è stato poi trasferito al civile. Allarme antrace per una busta recapitata nell'abitazione di Cividate al Piano di un dirigente d'azienda. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le tute antibatteriche. La busta è stata inviata al centro specializzato di Manfredonia. Intervento unico al mondo al Policlinico di Milano. Una bimba di soli 8 mesi di vita è stata operata ai polmoni per una patologia rara. La piccola ora sta bene. Siglata a Milano la convenzione che consente alla Regione di acquisire il controllo delle partecipazioni di ASAM attraverso Finlombarda, il Pirellone è subentrato alle province di Milano e di Monza nel controllo delle partecipazioni all'interno delle società Serravalle, Pedemontane ed altre realtà del settore delle infrastrutture. Dopo la festa dedicata a Madre Cabrini, Sant'Angelo Lodigiano si appresta a vivere la sagra di San Rocco. Si inizia domani sera con le prime celebrazioni religiose, seguite venerdì dal concerto in oratorio. Sabato il clou delle manifestazioni con bancarelle e stand in viale Montegrappa e via Volta. Incendio oggi pomeriggio alle case popolari di via Cusago a Vigevano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nell'abitazione di un egiziano di 50 anni trasformata in deposito. L'uomo è finito in ospedale per accertamenti.